allora dire, senza esagerazioni, che l'odio organizzato nei confronti di Hegel è esso stesso l'espressione quintessenziale dell'odierno spirito del capitalismo, dell'odierno fanatismo economico. Sappiamo che in fondo le mode filosofiche, lungi dall'essere neutre, seguono sempre i cicli della produzione capitalistica, la quale proclama, favorisce, esorta come modelli di moda sempre solo quei pensieri che riproducono, giustificano e glorificano l'ordine dominante esistente. Questa è la ragione per cui non può esservi spazio per Marx e a maggior ragione per Hegel nell'odierno scenario in cui siamo proiettati. E in effetti il tempo che si è schiuso con il 1989, al di là delle letture possibili a cui si presta, si presenta effettivamente come un tempo che non riconosce più spazio alcuno per la storicità. Fine della storia è la categoria con cui Fukuyama nel 1992, quindi ancora con le macerie del muro di Berlino da poco crollate, aveva caratterizzato il nostro tempo, quasi come se l'idea della fine della storia annunciasse e descrivesse una realtà fattuale, quando invece, come sappiamo, dava voce a un'ideologia che non aspirava ad altro se non a chiudere definitivamente i conti con la storia, intesa quest'ultima alla maniera hegeliana come luogo del possibile cambiamento, come luogo del divenire degli essenti, come luogo in cui quelle che si presentano come condizioni fattuali sono invece destinate a essere tolte nel ritmo del divenire. Ma non viene pure più spazio dal 1989 ad oggi per il grande tema hegeliano dell'autocoscienza. Mai come oggi viviamo in un'epoca di ottundimento globale dei rapporti sociali. L'epoca della falsificazione totale dei rapporti sociali è in pari tempo quella che manca completamente di autocoscienza. Manca l'autocoscienza non soltanto delle classi oppresse, che subiscono in silenzio senza alcun ritorno di fiamma rossa un'ingiustizia sempre più radicale, che in altri tempi sarebbe bastata far divampare 10 rivoluzioni francesi e 20 rivoluzioni russe, e che invece oggi viene vissuta silenziosamente come se fosse naturale e fisiologica, ma manca poi anche la coscienza generale da parte di attori sociali che, pur non rientrando nelle categorie del proletariato globale, sono comunque interne a questi dispositivi alienanti del capitalismo. Perché in fondo, come sapeva Marx, nel mondo capitalistico sarà pur vero che solo alcuni sono schiavi, ma tutti siamo alienati, tutti siamo in balia di questo processo irrazionale, di questo momento della potenza immane del negativo, diremmo con Hegel, in cui si produce senza sapere perché lo si fa, in cui gli uomini sono totalmente soggiogati al potere alienato della loro forza sociale, sono totalmente sottomessi al meccanismo della produzione autoreferenziale che ha preso forma e vita come se fosse un mostro animato di vita propria. Ebbene, Hegel nel nostro tempo si dà